Ogni fine corrisponde sempre ad un nuovo inizio. Il 2018 è agli archivi e allora salutiamolo, definitivamente, salutando con lui anche tutte le cose negative che sono trascorse in quest'anno. Teniamoci però quelle positive, che ci accompagneranno nell'anno nuovo, nel 2019. Quelle positive, ad esempio, il passaggio del nostro Borussia ai quarti di Champions, che oggi siamo pronti a giocarci per ripartire a bomba in questo 2019. Buongiorno a tutti e benvenuti all'Old Trafford per i quarti d'andata della Champions League, Manchester United contro Borussia Dortmund. Insomma, un duello, quello di questa sera, magico, un duello anche storico tra le squadre inglesi, in particolare il Manchester United, e una squadra tedesca che però non è il Borussia Dortmund. Adesso vi cito un precedente, quello del maggio del 99, l'anno in cui nacque il sottoscritto, la finale di Coppa dei Campioni con il Manchester che vinse contro il Bayern Monaco per 2-1 in pieno recupero quando fino al 90esimo praticamente era sotto 1-0. Insomma, la magia di questa coppa, che stasera siamo pronti a giocarci, e allora sentiamo l'inno. Un Dortmund che ha voglia di eliminare anche il Manchester United dopo l'Inter e passare oltre. Ebbene, lo scopriremo in questo episodio perché oltre all'andata giocheremo anche il ritorno, mentre vedo un Alessandro Florenzi, ahimè, passato dalla Roma alla Manchester United, però sono contento per lui perché ha fatto un grande salto in carriera, se vogliamo. Questo è il Manchester di Mourinho con De Gea tra i pali, Smalling, Bailey, Florenzi e Darmian in difesa con Matic, Fred e Pogba alle spalle di Mata, Sanchez e Lukaku. Quindi 4-3-3 per la squadra dello Special One di fronte a questo Borussia Dortmund, un Borussia che stasera scende in campo con un 11 leggermente rimaneggiato, ma perché ovviamente siamo in un momento della stagione in cui giochiamo spesso e non tutti sono al 100%. Ciononostante, Itz, Diallo, Akanji, Trippier, Rodriguez, Gundogan, Witzel, Royce, Pulisic, Sancho alle spalle del Cholito Simeone. E allora è tutto pronto. Primo giro al pallone dato da Romelu Lukaku, è cominciato il quarto di finale di Champions League. Mettetevi comodi e godetevi un super episodio. Con le mani Sancho per Rodriguez. Tacco a liberare Royce che è anche in zona tiro. Attenzione al destro, a giro deviato. De Gea la tiene lì. Allarga verso Mata. Uno contro uno con Rodriguez. Chiama avanti pure Florenzi al cross. Ribattuto, ma insiste lo United. Buon momento degli uomini di Mourinho. Mata al cross. Secondo palo. Colpo di testa provato da Sanchez. Col pallone che termina sul fondo. L'ottima chiusura di Witzel su Pogba. Il Borussia che vuole ripartire con Christian Pulisic che poi allarga verso Sancho. Vediamo se si riparte di qua perché sta arrivando Rodriguez. Dorme Sancho, non Royce che allarga verso Riccardo Rodriguez. Sale lo svizzero che poi rimette palla dentro per Sancho. Al centro Simeone, arriva il cross verso Gundogan! Al volo! Ilkay Gundogan segna un gol bellissimo! Quello che sblocca la partita all'Old Trafford e che dice 1-0 Dortmund! Meraviglioso il destro al volo del centrocampista cresciuto a Dortmund, affermato a Manchester con il City come un derby per lui. Il primo gol, se non ricordo male, da quando è rientrato quest'estate a casa praticamente. Nulla da fare per De Gea. Passa il Dortmund ed è un vantaggio pesantissimo al minuto 43. Manchester 0, Borussia 1. Mata in verticale, grande palla da parte di Mata per Sanchez. Attenzione al Niño Maravilla col sinistro in due tempi. Manovra avvolgente del Manchester United in questa fase. Attacca la squadra di Mourinho con Mata che finta il cross. Poi Lukaku. Attenzione, arriva il pallone dentro, messo fuori. E poi Pogba prova a replicare il gol di Gundogan. Itz non ci sta. Calcio d'angolo per lo United. 71esimo. De Gea rinvio corto per Bailey che va subito al lungo lancio verso Sanchez. Riesce a far la torre per Lukaku, attenzione al belga che si gira, rete rigore, Lukaku fino in fondo! E arriva il pareggio del Manchester. Con leggera deviazione di Diallo, che ha provato a salvare tutto a corpo morto. C'è la deviazione da parte del nostro centrale difensivo, che beffa
fatalmente Hitz, e quindi 1-1, palla al centro e altri 20 minuti scarsi per vedere cosa succede. Adesso non dobbiamo prendere il contraccolpo psicologico. Marzial va a puntare Rodriguez, che si fa saltare, poi però continua a rincorrere l'11, lo porta sull'esterno. Il tocco dentro per Darmian, attenzione al Manchester, ancora Marzial, Hitz provvidenziale in calcio d'angolo con la manona, ma poi se la prende con tutto il Borussia, e ha ragione, perché siamo stati a guardare, ma ancora calcio d'angolo per il Manchester, che sta facendo molto di più nel secondo tempo. Palla dentro, occhio al gol del 2-1 da parte di Alexis Sanchez, situazione clamorosamente capovolta in una partita senza senso, perché siamo al 77esimo e sembravamo in controllo per 70 minuti della situazione, poi il pareggio al 72esimo di Lukaku, e adesso addirittura il 2-1 con la sponda proprio del 9 per Sanchez, che arriva, controlla, Hitz se lo guarda e fa 2-1. Altra palla per Martial, ultima azione di partita con Rodriguez, che prova comunque a chiudere, ma il tempo è finito per il momento. Passa il Manchester, vince 2-1 in rimonta, non basta il gol iniziale di Gundogan, che aveva segnato al volo col destro prima dell'intervallo. Nella finale i due gol li avevo detti alla vigilia, no? Neanche a farla apposta. Per carità, stavolta a differenza della finale del 99 non nel recupero, ma comunque prima Lukaku, poi Sanchez, 2-1 Manchester, ma ci sarà il ritorno tra una settimana, e allora forza Dortmund, che in questo episodio vedremo quale sarà il nostro destino. E allora guardiamo avanti, perché sarà un episodio lungo e tortuoso. Il ritorno con il Manchester è separato da questa partita qui, quella contro il Mainz, che il Dortmund si giocherà in casa. Mi piace sempre ricordare che la gara contro il Mainz ha un sapore particolare, perché è stata la prima in stagione che il Dortmund è riuscito a vincere partendo dalla situazione di svantaggio. Questa è la classifica con la quale ci eravamo salutati a fine 2018 e con la quale ricominciamo. Vincere ormai è l'unico risultato che abbiamo in Bundes contro qualsiasi tipo di avversario. Abbiamo spaventato il Bayern una settimana fa all'Allianz Arena, e allora non dobbiamo preoccuparci, se giochiamo con umiltà e concentrazione, di nessuno. Pulisic all'indietro per Tielemans, destro con la respinta e poi il sinistro sul palo di Mario Götze, che per carità aveva il rimbalzo scomodo, aveva il piede debole, aveva il pallone sul piede debole, ma era comunque a porta vuota. Poi Boetius, zona cross per lui, dal fondo salta in un fazzoletto Gundogan, all'indietro poi, palla che diventa buona per Sangare, che calcia a giro col destro, ma la palla fortunatamente per il Dortmund non entra. Guerreiro prova a riprendersi, a destra si muove Wolf, l'apertura è ottima per il 27, che arriva sul pallone, poi crossa per uno tra poco al casere Götze, ma non ci arriva nessuno dei due. E addirittura può ripartire il Mainz. Adesso il Dortmund deve stare attenta, perché non deve giocare con fretta, ma è evidente che la fretta ci sia, perché il tempo, anzi il cronometro, è impaziente. Ma riparte comunque il Mainz fino in fondo. Onisivo che vuole mettere al centro e lo fa. Si salva il Dortmund con Hakimi, che fa praticamente un mezzo miracolo. Si può ancora ripartire. Adesso partita bellissima. Lancio di Weigl a liberare Gray, con Paco Alcacer al centro, che però di destra non ne prende una, e quindi Gray sterza. Sta arrivando anche Weigl, palla per il 33, destro, Julian Weigl dalla panchina, fa 1-0. Il Dortmund passa al 62esimo con il numero 33, che entra, prende la fascia al braccio e si prende la squadra sulle spalle, destro nell'incrocio dei pali dove non può arrivare Adler. E allora è 1-0 per il Dortmund, gol pesante, ma adesso va mantenuto. Vuole crossare, sempre Boetius, non lo tengono, fino in fondo Boetius, sta che si immola e salva tutto. Lazza, Boetius, ancora Lazza per Uia, che chiama avanti Boetius e poi ha le palle largo per Martin. Attenzione al cross sul primo palo, miracolo di Hitz, parata pazzesca di Hitz all'81esimo, incredibile ragazzi, incredibile davvero. Vuole saltare anche Guerreiro e affida a Maxim, ancora il suggerimento per Sosa, che crossa verso Boetius, vola Kimi, poi Weigl prende la palla in faccia, prova ad allontanarla in qualche modo svirgolando totalmente, fallo laterale per il Mainz, minuto 87 e io sto finendo anche la voce. Attenzione a Maxim, poi Boetius dentro, ha pareggiato il Mainz, non ci voglio credere, non ci voglio credere, non ci voglio credere. Non ci siamo ragazzi, non ci siamo.
con difensiva non può essere lì da solo. Se vogliamo andare in Champions, queste cose, che peraltro facciamo sempre, ce le dobbiamo proprio dimenticare. 1-1. 1-1. Tra il Borussia Dortmund e il Mainz. Un altro pareggio, un altro passo falso, altri due punti persi. E ancora terreno che trema sotto i nostri piedi per l'obiettivo Champions, che piano piano sta sfumando. Vediamo la classifica. Allora, questa è la situazione quarto posto, nel senso che c'è l'Hertha Berlino a 50 punti e il Dortmund è a 45. In mezzo il Leverkusen e il Werder Bremen, entrambi a 48. Matematicamente non è ancora finita. Tra l'altro adesso voglio vedere che affronteremo, perché Leverkusen e l'Hertha Berlino li abbiamo già affrontati. Con l'Hertha abbiamo vinto a ritorno, con Leverkusen abbiamo... cioè con l'Hertha abbiamo perso all'andata, vinto a ritorno, con Leverkusen abbiamo pareggiato a ritorno, perso all'andata, e quindi ci resta ad affrontare soltanto il Werder Brema, credo, se la memoria non mi inganna. La prossima è contro lo Schalke, che è saldamente al secondo posto, oddio, saldamente neanche troppo, però comunque è lì. E poi appunto sì, a maggio giocheremo in trasferta contro il Werder Brema, vedremo che cosa ne esce. Poi ci sarà il Düsseldorf e infine il Mönchengladbach. Insomma, non è impossibile, non è impossibile, però il problema è che abbiamo la pareggite in campionato. Pareggite o comunque tutte partite del genere in cui ci facciamo infinocchiare sempre. Adesso pensiamo alla Champions, perché c'è un ritorno e una semifinale da conquistare. Oggi non c'è più tempo per sbagliare, oggi è il dentro o fuori. Signal Iduna Park oppure Westfalenstadion, fate voi, forse questa ci galvanizza di più. Fatto sta che buonasera a tutti e benvenuti a Dortmund per il ritorno dei quarti di Champions. Il Borussia giallo-nero di Federico Marconi di fronte al Manchester United, di fronte ai Red Devils per quello che è appunto il quarto di ritorno. Questo è il quadro dei quarti, con il Paris Saint Germain di fronte al Bayern Monaco dalla nostra parte del tabellone, soprattutto per quel che concerne l'altra tedesca. Forse è eccessivo chiamarla remontata, fatto sta che un gol il Borussia deve rimontarlo, quello del 2-1, perché all'andata all'Old Trafford eravamo sopra 1-0 grazie a un eurogol di Ilkay Gundogan, che oggi peraltro non parte nemmeno titolare, e poi la remontata appunto ce l'ha fatta il Manchester 2-1 negli ultimi minuti. Oggi quindi al Borussia basta anche l'1-0, però intanto va segnato questo gol e soprattutto sarà difficile non subirne contro un avversario così importante. Vero è che nell'ottavo contro l'Inter il Borussia in due partite, anche se i nerazzurri hanno creato veramente tantissimo, non ha subito gol, quindi questa è una nota più che positiva. Ma per il momento sul pallone il Ciolito Simeone, il Dortmund con il 4-2-2-2, e accanto al Ciolito c'è Paco Alcacer. Parte dalla panchina Gundogan, a centrocampo c'è Delaney, sugli esterni Pulisic e Kavinan Reus. Ma intanto è partita Borussia Manchester, secondo atto dei quarti. Borussia l'ultima volta in Champions League ha superato questo turno, è arrivato in finale perdendo poi contro il Bayern Monaco, era il 2013. A destra sta salendo Pulisic, buono quindi il pallone di Simeone per Christian Pulisic, corre lo statunitense, in mezzo Paco Alcacer, fino in fondo Pulisic, che poi calcia in porta e nulla trova di un nulla. Pallone che lambisce il palo e si spegne sul fondo, il primo scudo del Dortmund, quando il cronometro segna 6 minuti. Ancora il capitano, che sterza, a sinistra ci sarebbe da servire Riccardo Rodriguez, il suggerimento invece per Thomas Delaney. Sale il 6, che poi allarga verso Simeone, subito il cross a cercare Pulisic, che calcia malissimo. Ma la palla ridiventa buona per Simeone. Il controcross, palla messa fuori, c'è Delaney al volo, calcia malissimo. Il Dortmund è lì, ma serve più lucidità sotto porta. Angolo per Mata, che la mette dentro, allontanata, palla buona per Fred, l'ha toccata Hitz, che fa un mezzo miracolo, forse senza mezzo, sul sinistro da fuori dell'ex centrocampista dello Shakhtar Donetsk. Rivediamo il mancino di Fred e Hitz allunga la mano, salva tutto qui. Salva tutto, Manchester ad un centimetro dal gol dell'1-0 e soprattutto dal gol che ci butterebbe fuori. Lo segna adesso Bailey, neanche a dirlo. Il gol dello 0-1, che per carità non ci butta fuori, ma sicuramente ci complica la vita. Adesso il Dortmund deve farne due per i supplementari, tre per passare. Sta ripartendo in mezzo Delaney, c'è anche Reus a sinistra, Delaney che aspetta questa volta. Poi Alcacer fa proseguire il pallone per Pulisic, ancora col destro, ancora fuori dallo specchio. Sta provando
più di tutti il 22. Il Borussia è sotto, eppure esce una punta per far spazio a un centrocampista. Fuori Paco Alcacer e dentro Mario Götze, forse per dar più equilibrio alla squadra, al reparto, con Reus che va ad affiancare Simeone davanti. Ma attenzione al Manchester che riparte subito con il tentativo di Romelu Lukaku, sinistro sul fondo, non larghissimo, brivido. Alla fine del primo tempo, all'inizio del secondo, non sembrava arrivarci. Poi apertura buona per Martial che lascia scorrere, lascia sul posto Rodriguez, poi il tocco a liberare ancora Lukaku, lo rincorre tutta la difesa, Lukaku li salta tutti, poi Sanchez vede il gol che con ogni probabilità manda a casa il Dortmund e porta il Manchester United in semifinale di Champions League. Ed è anche un gol, non mi sarei mai immaginato di dirlo, perché per la chiave della partita dovevamo attaccare noi, eppure così non è stato. È un gol meritato, 2-0, perché finisce qui. Da una parte i fischi del Signal Iduna Park, dall'altra gli olè dei tanti tifosi del Manchester venuti in Germania. Lo United in semifinale di Champions League, forse non siamo ancora pronti, evidente, per un salto così importante. Avevamo già fatto molto bene in questa massima competizione europea, in questa stagione avevamo passato un girone comunque non scontato, avevamo eliminato l'Inter, sì, con qualche difficoltà, è vero, ma con carattere. Per quello visto nell'arco di queste due partite è giusto uscire. A partire da oggi 5 partite di Bundesliga, le ultime per la precisione. Un Dortmund ferito al settimo posto vuole e deve inseguire il quarto, che in questo momento non è lontanissimo ma neanche troppo vicino. Leimer al lancio verticale, ok, la sponda di Rave che è buona nel rigore per il sinistro. Mamma mia, primo squillo del Friburgo, pericolosissimo, la prima azione di partita. Occhio al movimento di Götze, se ne è accorto Pulisic che lo manda al centro, c'è anche Gray. Götze mette il cross per Gray con il sinistro, arriva in corsa puntuale all'appuntamento col gol dell'1-0, minuto 5 e Dortmund avanti. Si è salvato il Friburgo, che era partito bene con il primo tentativo di Kleindienst. Ora ottima palla verticale a liberare la corsa di Samatta fino in fondo. Samatta, it's grandissimo intervento come al solito. Guerreiro vuole il pallone, Gray si appoggia a Gundogan che va da Simeone. Occhio all'inserimento di Delaney che è scappato a tutti fino in fondo, area di rigore. Delaney con deviazione, palla in calcio d'angolo, primo squillo di Thomas Delaney. Heinz ancora per Gunter, pressione alta qui, addirittura Simeone l'aveva quasi rubata al difensore quando mancano 30 secondi. Ultima azione di partita, lancio lungo, vola Guerreiro che non ci arriva, ci arriva Samatta, Guerreiro ancora a disturbare, alla fine Diallo, si attende solo il fischio finale, palla fuori, finisce qui, 3 punti per il Dortmund che sembravano quasi impossibili nell'ultimo periodo, anzi è strano che oggi non ci abbiano pareggiato la partita, ma finalmente troviamo 3 punti, peraltro molto pesanti su un campo scomodo come quello del Friburgo. Finisce 1-0, decide il gol in apertura al 5° minuto di Demarai Gray. E allora 3 punti in classifica, sperando che non ne abbia fatti anche chi ci era davanti, ma adesso vedremo e ci saluteremo proprio con la classifica. Il Borussia che guadagna una posizione sicuramente per il momento, perché anche se il Francoforte vincesse la partita deve giocare, non arriverebbe a 48, quindi siamo sesti. Però non basta ancora, la quarta non ha giocato, è la Mönchengladbach in questo momento, che potrebbe vincere. Momentaneamente siamo a -4, quindi abbiamo rosicchiato un punticino dal quarto posto. Vediamo, speriamo bene. Comunque siamo male che va in Europa League, ma non è ancora finita, quindi ricordo che ci saranno delle partite molto importanti che vedrete presto, perché ovviamente per il momento ci salutiamo. Lasciate like se anche voi avete il raffreddore. Un bacione e ciao.